La provincia di Torino ha densità automobilistica di una macchina ogni 14 abitanti, quella di Milano di una macchina ogni 16 abitanti, quella di Roma di una macchina ogni 14 abitanti. Sono le province a densità maggiore in Italia. I posteggi in queste città sono sempre strapieni. Si è cercato un po' di sollievo con posteggi sotterranei o sopraelevati. Il parcheggio sotterraneo di Via Roma a Torino è capace di 250 vetture, quello di Piazza Diaz a Milano ha 600 posti, quelli dell'ACI con 125 e della Sara con 250 sono a Roma. In totale 1225 vetture, una goccia d'acqua in un mare di sabbia. Come ovviare? Sentiamo cosa ne pensa l'urbanista, architetto Luigi Piccinato. La verità è che in fondo noi non siamo capaci di adoperare i prodotti della tecnica, e fra questi l'automobile, per quello che veramente sono, strumenti cioè del vivere socialmente sano da integrarsi in un quadro più vasto, quello della vita collettiva. Il problema va risolto in sede di piano regolatore, cioè creando un organismo urbanistico adatto a sopportare l'automobile, cioè adatto ad essere vissuto automobilisticamente, strada e parcheggio. In un tale nuovo organismo di piano regolatore occorre prima di tutto riuscire a spostare gli interessi della vita moderna in settori adatti a sopportare tale vita, lasciando poi naturalmente i settori antichi per quello che erano, cioè settori pedonali, creare quindi dei precinti chiusi dalla strade circolatorie e da parcheggi dei quali bisogna camminare a piedi. Naturalmente per risolvere il problema della città antica bisogna cominciare dalla città nuova. Roma ogni anno aumenta di 40.000 abitanti. Bisognerebbe proprio cominciare col creare dei nuovi quartieri automobilistici per i nuovi 40.000 abitanti. E non dobbiamo dimenticare un'altra cosa importante, che noi adoperiamo la macchina singola, l'automobile singolo, con una sola persona dentro e 5 posti a disposizione. Bisogna imparare a valersi dei mezzi di trasporto collettivi, oppure creare delle automobili per una sola persona. Questo è uno degli aspetti del problema.